Cari amici, nello scorso episodio abbiamo assistito a una splendida partita dell'MSP che non è riuscito però a strappare i 3 punti in casa del Faro. Una sconfitta che proietta i ragazzi di Mr. Fanti verso un grande derby in casa contro lo Zola Calcio. Riuscirà l'MSP ad essere all'altezza battendo la prima in classifica? Scopriamo. Allenamenti. Cosa devo dire della partita di domenica? Che con un po' più di attenzione si sarebbe potuto anche portare a casa qualcosa di più, perché ci siamo fatti gol da soli e poi quando ormai la partita era sul 2-0 dopo abbiamo rischiato di prendere anche il terzo su sempre errori nostri. Se contro il Mutina avessimo perso, il Mutina si era guadagnato di vincere. Il Faro non si è guadagnato di vincere perché ci siamo fatti gol da soli. Se ci facciamo gol da soli, andiamo in prima categoria, perché non è che ci facciamo gol da soli con il Faro. Noi ci facciamo gol da soli con tante squadre, perché è già capitato altre volte e questo non va bene. Bisogna cambiare proprio atteggiamento. Bisogna stare concentrati a domenica quando si gioca. Una certa supremazia territoriale ce l'hanno avuta. Senza esagerare però, perché non hanno tirato in porta 200 volte come ha fatto il Mutina, che ha tirato in porta 10 volte. Loro hanno tirato in porta 3 volte, perché vi ricordo, un tiro nel primo tempo centrale e i 2 gol che sono andati sul 2-0. E basta! Basta! Non hanno fatto nient'altro per 70 minuti, per cui con un po' più di attenzione si sarebbe potuto portare a casa di più. Per cui siete capaci, basta solo stare lì sul pezzo e concentrati e limitare gli errori, che sono quelli poi che ti fanno la differenza. Ok ragazzi? Ragazzuoli, oggi è finalmente domenica. È il giorno del derby, è un giorno molto speciale, molto particolare, perché giocheremo una bellissima partita. Nello scorso derby lo Zola vinse e adesso oggi tocca a noi e sta a noi ribaltare le sorti di questo derby. In settimana ci siamo preparati veramente bene e il mister ha parlato, ci ha parlato tanto. Giustamente loro come squadra non sono primi in classifica a caso, e ciò significa che hanno una squadra veramente veramente forte e competitiva per la promozione, per provare di vincere questo campionato. Noi siamo bravi giocatori, ma che se non entrano con la testa giusta in partita possono commettere degli errori e possiamo subire gol, e invece se entriamo in partita fin da subito e stiamo lì con la testa possiamo veramente vincere contro tutti. Sarà così da qui in avanti. Oggi, risultato a parte, dobbiamo fare una grande prestazione di gruppo, di squadra, che ci può dare morale per andare a affrontare quelli che saranno gli scontri diretti da qui in avanti, ragazzi. E se vogliamo ambire al nostro obiettivo dobbiamo assolutamente prepararci bene e arrivare bene a questi scontri diretti. Quindi niente ragazzi, oggi è una bellissima domenica. Io adesso sto andando al campo e sicuramente saluterò qualche mio amico dello Zola e poi dopo ci vediamo direttamente con il discorso del mister. Grande ragazzi! Posso? Posso? Posto? Ci siamo? Ci siamo. Allora, la partita è come quelle ultime due che abbiamo incontrato. Non credo che ci sia bisogno di dare motivazioni qua. Noi abbiamo un obiettivo, ok?
e lo sappiamo bene qual è il nostro obiettivo. E ci sarà da lottare, come vi ho detto, fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Però, come vi ho detto poco tempo fa, queste partite che purtroppo, o per fortuna, ce le abbiamo tutte di fila, sono partite che ci servono per aumentare la nostra consapevolezza. Ragazzi, guardate, vi dico, domenica scorsa, se non fossimo incappati in errori individuali abbastanza evidenti, abbiamo già parlato di quali sono stati, avete fatto la prestazione. La domenica prima contro l'Utina avete fatto la prestazione. Per cui le ultime due partite che abbiamo fatto contro squadre che sono di questo rango qui, avete fatto la prestazione. Mi raccomando, stiamo compatti e aiutiamoci. E non regaliamo agli altri giocate tipo palla persa dove sapete voi. Non si perde palla lì. Se ce la vediamo brutta la facciamo andare e andiamo a prendere. Non si rischia niente. Ragazzi. Dallo stadio Ponte a Rivabella un buon pomeriggio dai Matosci, è il giorno che l'MSP Calcio ospita il Calcio Zola Pedrosa, la prima della classe con 50 punti, guarda tutti dall'alto verso il basso e sarà una partita difficilissima, questa che è la 21esima giornata di campionato, arbitra Zannoni, l'MSP dovrà fare a meno anche di Simone Ferrone, il portiere, e quindi sarà terzo cambio in porta in sole tre partite. Soffre qua l'MSP, allora dentro l'area di rigore, la sponda, poi l'inserimento, la grandissima uscita da parte di Carlino. Calcio d'angolo, battuto sul primo palo e Marzillo fa 1-0, il vantaggio dopo soli due minuti per il Predosa. Dorme però la difesa dell'MSP, sicuramente gravissimo il posizionamento della difesa, regala l'1-0. Calcio d'angolo, ancora col mancino, dentro l'area, la palla che passa, salvato solo per un attimo sul secondo palo, poi allontanato, e ancora Zola Pedrosa che mantiene il possesso palla, Samuel, poi si lotta, batti e ribatti, e allora mette tutti d'accordo Vespignani, che guadagna una rimessa laterale. Ancora il pallone giocato in maniera divina da parte di Gilli per Minelli, dentro l'area di rigore, colpo di tacco, forse messo giù, forse c'è fallo, deve uscire Carlino. Come giocano però là davanti. Carlino prova a partire con la costruzione dal basso l'MSP. Chiede palla a Samuel, la riceve in questo momento, incespica però col pallone. Allora lo regala a Tonelli che incrocia, batte Carlino per il secondo gol del Predosa. Ed è veramente un altro regalo. E ora si fa in salita per l'MSP questa partita, clamoroso. Prova a distendersi il Predosa, lo fa benissimo con Minelli sulla tre quarti, prova ad allargare il pallone che prontamente viene messo in mezzo per Vespignani di incivolata, battuto Carlino, ma che salvataggio di Mazzetti sulla linea. Calcio d'angolo, battuto a rientrare dentro l'area di rigore, la palla che schizza sul secondo palo, viene rimesso dentro, sponda di Mannarino, gol di Marzillo, 3-0. Tutto troppo facile però per il Predosa, che al 23esimo del primo tempo è 3-0. Notte fonda per l'MSP, clamoroso comunque quello che stiamo vedendo. Una vera e propria montagna da scalare per l'MSP. A metà primo tempo sotto 3-0. Prova a farlo però con Samuel, traiettoria ad uscire. Parte il numero 6, pallone dentro, l'area di rigore. Si impenna, prova, traina di destro, manca però l'appuntamento col pallone e prova a ripartire il Predosa. Samuel in mezzo al campo, lotta, non perde palla, questa volta bravissimo in questo disimpegno, addirittura cerca il tunnel un po' troppo. Allora il Predosa che con questo giro palle, questi movimenti tra le linee sta facendo davvero male all'MSP, non li prendono davvero mai. Allora dentro, ancora per Mannarino che prova a mettere dentro, poi manca l'aggancio Gilli. Bellissimo, ancora una volta l'uscita palla e sono letteralmente imprendibili. In profondità, ancora dentro l'area di rigore, lato corto, prova a puntare Bertan, il capitano, poi Samuel protegge l'uscita di Carlino. 35esimo, che fatica. Ancora tanto Predosa, poi questa volta però funziona il pressing dell'MSP, dentro l'area di rigore prova ad inserirsi Mazzetti, anticipato, sarà rimessa laterale. Ancora Samuel,
Traiettora stavolta a rientrare sul secondo palo. Arriva il colpo di testa e gol dell'MSP che prova a riaprirla con Lucarini al 39esimo. Gol fotocopia, quello in occasione del 3-0 per il Predosa. Questa volta lo fa l'MSP ed è 3-1. Altro calcio d'angolo, traiettora ad uscire, 44esimo, pallone dentro, la palla che rimane lì, spunta Tonelli, 4-1. Davvero non c'è storia in questa partita. All'andata finì 1-0, oggi al 44esimo, quindi a fine primo tempo siamo già 4-1. È anche difficile trovare qualche colpa dell'MSP perché sono tantissimi gli errori in questa gara. 4-1 finisce qua il primo tempo. Zola Predosa sta conducendo 4-1 in trasferta contro l'MSP. E vedremo cosa ci aspetta in questo secondo tempo. Ebbene ragazzi, fine primo tempo, risultato di 4-1. Male. È un derby che è partito veramente in salitissima per questo MSP. Ma com'è? Gol dopo un minuto, poi ne ha fatto. Gol dopo un minuto e 2, 3, 4, 5. Vieni. Eccolo su palo. Come sta giocando oggi? No, oggi male. Malissimo! Bisogna fare forza, eh! Paparizzo con il polo! Ha capito? Se lo dice blu, paparizzo con il polo vuol dire che la situazione è grave. Malissimo. Speriamo secondo tempo. Dai, andiamo. Si riparte con gli stessi 11 del primo tempo da entrambe le parti. Fischia Zannoni, palla per la Zola Predosa che batte subito in avanti, però sbaglia. Ancora il pallone, scatta Traina, facile però per Maiella in anticipo su tutti e fa ripartire i suoi. Altro pallone giocato in avanti, altro fraintendimento della difesa dell'MSP. Deve uscire però Carlino, che va a prendersi il pallone ma rimane anche a terra. Attenzione, vediamo se l'estremo difensore dell'MSP non subirà conseguenze. Andiamo a rivedere il replay. Ha subito un colpo, e che colpo, infatti rimane a terra. Attenzione, potrebbe esserci l'esordio quindi del secondo portiere di oggi, Ruffoni, e quindi quarto portiere diverso per l'MSP nel giro di tre partite. Dopo l'addio di Comastri, l'infortunio di Ferrone, poi questo infortunio di Carlino e ora Ruffoni. Falso esordio, laterale, battuta corta. Allora il pallone provato a mettere in mezzo, riceve, riparte quindi Dal Monte che col suo mancino prova a disegnare dentro l'area di rigore, la palla che rimane lì, addirittura arriva gol, ma forse c'è stato un tocco di mano. Andiamo a vedere. Sì, assolutamente sì, tocco di mano netto da parte di Colace. Poi ancora la Zola Predosa, facile per Ruffoni, questo mancino strozzatissimo. Allora Samuel prova a fare un cambio gioco difficile, una sventagliata per Colace che va a giocarsi l'uno contro uno. Si propone anche Popolo, cross in mezzo, deviato, facilissimo per Maiella. Pallone gettato in avanti a cercare Gilli, anticipato molto bene. Poi il Predosa ne esce vittoriosa a centrocampo, come spesso accaduto in questa partita. Barbieri prende la mira, mancino! E lo mette nell'angolino, il quinto gol degli ospiti, quinto gol ad opera di Barbieri che ha fatto partire un siluro di mancino. Ancora il pallone giocato in avanti, ormai stiamo per entrare negli ultimi 600 secondi della partita. Pallone che rimane lì, altro gol fantastico di Barbieri, mamma mia. Gol bellissimo al volo di destro, non ci può fare nulla Ruffoni. MSP che prova timidamente ad andare in avanti. Samuel gira il pallone per Colace che va a puntare l'uomo. Colace fermato però, poi arriva anche Caba, spara addosso la difesa. Attenzione, ancora in avanti, non sembra volersi fermare il Predosa. Pallone dentro, altra occasione. Stavolta ci è andato soltanto vicino al gol. 86esimo. Tanta Zola Predosa in questa partita. Samuel prova a lottare, conquista palla e prova a far ripartire i suoi. E ci prova con Popolo che
questa partita è entrato il pallone servito all'indietro per Samuel, che può inventare da lì. Grande palla per Colace, attenzione, Colace tocca dentro e c'è l'autogol, ma c'è anche fuori gioco. Pallone in avanti per il Predoso. Ormai questa partita poco da dire. Samuel vince in contrasto, allarga, gioca questa partita per l'MSP. Arriva anche in un momento brutto della stagione, sconfitta pesantissima 6-1. Zola Predosa che strapazza l'MSP Calcio, scappa in classifica, come si può vedere dalla grafica, 53 punti, MSP 25. Un saluto e un ringraziamento da parte di Matoshi. Ragazzi, brutta sconfitta. Brutta sconfitta? 6-1, brutta sconfitta! Cioè, papà era incazzatissimo. Papà se n'è andato via, ha detto, sapete cosa? Me ne vado a casa, mi ha riso con il pollo. Ha fatto bene! Un gol dopo un minuto di gioco! E 2, 3, 4, e sì, 6-1. È un 6-1 che fa male, ci ha visto fin da subito la loro appunto superiorità, è molto più forte di noi, giustamente fanno un altro tipo di campionato. Sul secondo gol lo so benissimo, io ho fatto un errore non da me, però è qui che bisogna imparare, perché da questi brutti errori bisogna saper sempre venirne fuori, perché non finisce qui il mio campionato, ma ho altre partite da giocare. Lo so benissimo, sono consapevole dell'errore che ho fatto e sono consapevole che ho messo in difficoltà la squadra. C'è stato anche un po' di nervosismo, non ve lo nascondo, negli spogliatoi, giustamente, perché dopo una partita del genere non può che non esserci, non si respira aria sana. Io sono qua con Simo Peco, che oggi non ha giocato, però fa parte della rosa di una grandissima squadra, perché complimenti a voi, avete fatto veramente un gran bel match. Come hai visto la partita? Sono stati bravi, secondo me, nei primi minuti a venirmi a prendere e mi ha lasciato poco spazio, secondo me, di uscire. Allora, diciamo che la nostra squadra, secondo me, è stata costruita per vari tipi di ambizioni rispetto magari alla vostra. Allora, guarda che basta dirlo, siete stati superiori, punto, fine, siete stati forti, siete fortissimi. Sì, cioè, proprio, è stata la vostra raga, non c'è stata storia, non c'è stata storia, né partita né niente, niente di niente, dillo, punto, fine, Magari non è stata la vostra migliore giornata, noi comunque abbiamo fatto una grandissima prestazione, però sì, secondo me, se giocate magari come avete avuto l'andata, che secondo me avete fatto una buona gara, nonostante avete perso, ma la potete giocare con tutti tranquillamente. Niente, ora testa alta e via, cioè, nel senso, può capitare una giornata storta, il campionato non è finito, quindi... No, assolutamente, può capitare una giornata storta, il campionato non è finito e niente, abbiamo già detto tutto, da me, Massimo Peco, è tutto. Ciao, ragazzi, questa giornata è andata così, lasciatemi un commento, lasciatemi, mi raccomando, un like per questo video, ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi, faremo di tutto per fare bene, per riuscire a portare a casa una prestazione e un risultato degno del nome che portiamo. E allora ci vediamo al prossimo episodio. Dall'MSP è tutto, bella ragazzi.